Buonasera a tutti. Devo dire che in questo libro io ho ritrovato tanto della mia vita, perché tutte le vicende che sono raccontate qui, che sono racchiuse qui, fanno parte anche della mia esperienza professionale, le ho seguite, se non tutte, quasi tutte. Vabbè, comunque andiamo avanti. Al capitolo 9, io voglio partire proprio da qui perché penso che sia doveroso. Sì. Adesso capirai perché parto da qui. Dico, al capitolo 9 ci sono due introduzioni brevissime. Una è di Giovanni Falcone, che recita: si può benissimo avere una mentalità mafiosa senza essere un criminale. Per lungo tempo si sono confuse la mafia e la mentalità mafiosa. La mafia come organizzazione criminale e la mafia come semplice modo di essere. Quale errore. Poi ci sono tre righe di Pasquino Crupi. La questione calabrese, come non osava neanche Lombroso, è pensata come una questione criminale, non come, prima di tutto, una questione sociale ed una questione culturale. Io penso che Pasquino vada debitamente ricordato da tutti noi e nel cuore e nella testa di tutti noi. Il nostro pensiero va a lui e mancato naturalmente. È mancato alla regione, è mancato alla sua famiglia. E Vincenzo c'è qui, il figlio, ed è il sindaco di Bova Marina. Suo padre non l'ha potuto vedere in questa nuova veste istituzionale e penso che sia giusto partire da qui. Il saluto del sindaco della città. Buonasera. Grazie ai presenti, grazie a Pietro Melia per aver voluto ricordare, cogliere l'occasione per ricordare mio padre. Questa sera presentiamo il libro scritto a quattro mani dal luogotenente Cosimo Sprameli, da Francesca Parisi, dal titolo 'Ndrangheta, edito dalla casa editrice Falzea. Presentiamo questo libro e al tempo stesso avviamo un, diciamo così, un percorso, perché noi intendiamo che questi tipi di serate, queste occasioni anche di incontro siano, diciamo, non occasionali, ma siano, diciamo, con una certa frequenza. Già vi posso dire che intendiamo anche presentare il libro di Pasquale Faenza, che ha fatto un libro su Falzea, che è un nostro concittadino, compaesano, anche il libro che è scritto di recente, pubblicato di recente da Ilario Amendolia e di tanti altri. Abbiamo voluto iniziare con il libro di Cosimo Sprameli. Io, quanto non è nella veste, diciamo, perché è cittadino onorario di Bova Marina, quindi i primi due libri che andremo a presentare con l'amministrazione comunale saranno appunto quello di Cosimo Sprameli e quello di Pasquale Faenza, tant'è che io durante la campagna elettorale ho detto al comandante: se vinceremo, insomma, le elezioni, presenteremo subito il libro, altrimenti lo faremo come associazione Don Giusaparte Rigoli, quindi abbiamo fatto come amministrazione. Abbiamo deciso di avviare anche questo percorso perché riteniamo che, per quello che ci siamo detti tante volte, che bisogna puntare per dare un'immagine diversa del nostro paese, almeno rispetto a quella che è stata negli ultimi anni, puntare su due temi fondamentali, che sono la cultura e la legalità, perché senza cultura e senza legalità non ci può essere sviluppo, non ci può essere progresso. Ringrazio anche gli altri relatori presenti seduti qui al tavolo, insieme accanto a me: Rosario Contarcuri, l'editore Falzea,
e anche il, appunto, l'autore. Saluto tutti voi, in particolare saluto il colonnello Stefano Caporossi, che è responsabile sicurezza del Presidente della Repubblica, l'onorevole Saverio Zavettieri, consigliere Anna Scordo, e poi è arrivato, ma io chiedo scusa per l'ignoranza, ma non conosco neanche il comandante della stazione di Condofuri, vi chiedo scusa ma non la conoscevo. Naturalmente io farò un breve saluto, non sta a me parlare del libro, forse non avrei neanche le competenze, anche se l'ho già letto e alcuni lo hanno già comprato, vi consiglio anche di comprarlo, perché è un libro intanto che si legge molto velocemente, che prende, la lettura prende, e poi è un libro anche molto interessante perché racconta la storia della lotta alla criminalità organizzata in un periodo che va dagli anni 60, di un trentennio, dal 60 all'inizio degli anni 90, che è, diciamo, un periodo che ultimamente si parla poco. È la storia di coloro che hanno lottato contro l'Ndrangheta, racconta anche l'evoluzione sia di questa organizzazione mafiosa, sia anche l'evoluzione degli strumenti normativi di contrasto. Io vorrei soltanto ricordare, nel libro ci sono anche alcuni, la storia viene raccontata attraverso le carte, quindi i processi e le sentenze, e vorrei solo ricordare si parla anche di due persone, di due uomini, di due carabinieri, il brigadiere Marino e il brigadiere Tripodi, che diciamo hanno fatto fino in fondo il loro dovere, e per aver fatto questo hanno pagato con la loro vita, sono stati barbaramente uccisi. A mio avviso è importante ricordare per chi conosce la storia, far conoscere ai più giovani ecco, la storia di persone come appunto il brigadiere Tripodi, il brigadiere Marino, perché sono, a mio avviso, sono dei modelli, degli esempi da seguire, perché ci aiutano, almeno a me hanno suscitato questo, ci aiutano a riscoprire i valori fondamentali, i valori importanti che servono perché si possa costruire una società migliore, perché tutti noi, i nostri figli, i giovani, possono vivere in una società diversa da quella che c'è purtroppo attualmente. Mi riferisco a valori come la libertà, la giustizia, la legalità, il senso del dovere e il senso di appartenenza alle istituzioni, il senso dello Stato, valori che purtroppo abbiamo perso tutti noi. E dicevo, persone, seguire l'esempio, è importante seguire l'esempio di persone come appunto il brigadiere Marino, il brigadiere Tripodi, ci aiutano a capire qual è la strada da seguire, la strada da percorrere, aiutano tutti noi, aiutano anche chi come noi, e abbiamo da poco assunto un ruolo di grande impegno, un ruolo di grande importanza se vogliamo, ma anche di grandissima responsabilità, che è appunto quella di guidare, di amministrare un'intera comunità. Io vorrei aggiungere soltanto una cosa, visto che comunque il libro si parla anche, cioè parla di 'Ndrangheta e quindi di lotta alla 'Ndrangheta, poi il maresciallo spiegherà penso anche il titolo 'Ndrangheta, ma non di 'Ndrangheta, la 'Ndrangheta, c'è quell'alfa privativa greca, che la storia ci ha insegnato e ci insegna che non basta solo la repressione per sconfiggere questo cancro, ma io tempo fa sentivo
che in una relazione della commissione antimafia, all'epoca, non ricordo se era, comunque c'era una relazione della commissione antimafia dove in pratica diceva che lo sforzo, dice quest'anno, lo sforzo contro tutte le mafie è stato enorme, è stato mai avuto nel passato, virgola, nonostante ciò l'Andrangheta, la Sacra Corona Unita, la Camorra e la mafia sono ancora più forti di prima. Allora, nonostante il massimo sforzo da parte delle istituzioni, da parte dello Stato, queste organizzazioni criminali continuano a crescere, vuol dire che qualcosa c'è di sbagliato. Quindi dico, la repressione, che è pure necessaria, va fatta, ma non basta. È necessario fare un'opera di prevenzione. L'opera di prevenzione si fa con la scuola e si fa, secondo me, in due modi: con la cultura e con il lavoro, perché solo la cultura e il lavoro rendono gli uomini liberi. E un'altra cosa che colgo l'occasione e poi concludo veramente è che secondo me bisogna anche smetterla con, questo è anche il tema che era mio padre, ma non solo a mio padre, con i cosiddetti professionisti dell'antimafia, con l'antimafia parolaia, perché l'antimafia va praticata e non predicata. Io vi ringrazio e cedo adesso la parola all'assessore alla cultura, la dottoressa Maria Luisa Olio. Buonasera a tutti e benvenuti al nostro primo incontro avviato come promozione alla cultura. Come diceva Vincenzo, questa è la prima di tante occasioni il cui scopo sarà appunto avviare un percorso per sostenere l'importanza della cultura. Stasera siamo qui a promuovere, presentare il libro scritto, come prima ha detto il sindaco, dal luogotenente dei carabinieri Cosimo Sfromelli e dal maresciallo dei carabinieri Francesca Parisi. E il luogotenente è per noi un volto noto, un volto amico, perché per alcuni anni durante la sua carriera ha retto la stazione del nostro paese. È doveroso, oltre che per me un piacere, spendere alcune parole, anche se non saranno esaustive, per descrivere la persona e l'operato del luogotenente. Io penso sia un pensiero di tutti che il luogotenente sia sempre stato una persona disponibile e aperta nei confronti degli altri, ha sempre aiutato chi ha avuto bisogno ed è sempre stato gentile con noi tutti, ed nel suo lavoro preciso e dedito a quello che io penso forse è stato il percorso che ha avuto come obiettivo e che continuava ad avere, la lotta per il bene contro il male. E io ho riscontrato proprio questo nel suo libro, la lotta per il bene per sconfiggere il male, quel male che purtroppo ha distrutto le nostre terre e non solo, l'Andrangheta. Appunto il libro del luogotenente si intitola Andrangheta ed è un percorso per me storico, temporale e realistico, attraverso il quale i due autori ci fanno conoscere questo mondo e tutto ciò che sta all'interno della 'Ndrangheta, chi sono i protagonisti, le azioni anche atroci che sono state compiute, ma allo stesso tempo anche i gesti eroici di uomini che per lottare e sconfiggere la 'Ndrangheta hanno anche perso la vita. Però da solo un uomo, anche se ha un coraggio da leone, non può arrivare a questo grande obiettivo. C'è bisogno alle sue spalle dello Stato, lo Stato che deve aiutare, deve sostenere, affiancare nella lotta contro questo cancro che a mio parere ha distrutto tutto ciò che poteva distruggere, ha reso aride le nostre terre, le ha private di risorse materiali e umane. Il libro è interessante e soprattutto una scoperta, perché attraverso fatti reali, sentenze, dichiarazioni, testimonianze, chi lo legge viene a conoscenza di realtà che a volte fanno paura. Ovviamente questo è anche perché, grazie alla precisione e alle enormi conoscenze dei due autori,
ci porta a capire, a comprendere, come loro stessi dicono, le radici culturali della 'ndrangheta, perché solo comprendendole le possiamo sconfiggere. Io sono onorata che Cosimo Sframeli con il suo libro faccia da apripista a questo percorso di promozione della cultura. Cultura e di promozione della lettura per la cultura, per lo sviluppo, per migliorare, io direi. C'è bisogno che i giovani riscoprano il piacere di leggere, il piacere di viaggiare con la mente grazie alle pagine di un buon libro. La lettura è un mezzo, uno strumento per arricchirsi, per arricchire le nostre conoscenze, arricchire le nostre abilità, pure sviluppare le nostre abilità di relazione con gli altri, di scrittura, ma soprattutto attraverso i libri noi riusciamo, secondo me, ad aumentare le nostre conoscenze. Leggere è importante, questo è il messaggio che noi come amministrazione attraverso questo percorso vogliamo trasmettere ai ragazzi. Partiremo anche con una promozione nelle scuole, proprio perché, come anche il sindaco diceva, bisogna partire da piccoli per instaurare una cultura anti-'ndrangheta, che dice lei, come no, certo. Grazie. Io volevo dire qualcosa prima di introdurre Rosario Condarcuri, che è editore della Riviera, il giornale che tutti voi conoscete, un settimanale che esce la domenica, penso che ancora esca la domenica. Questo libro va letto per capire anche cosa è accaduto in questi nostri territori, ed è un libro scritto dal di dentro delle forze di polizia, scritto da due carabinieri, che racconta, come diceva Laurlio prima, tutte le vicende che hanno contraddistinto la vita e la storia di questo nostro territorio, partendo dalla descrizione di quelli che furono i capi della mafia, i capi della 'ndrangheta, la storia di Mico Tripodo, di Antonio Macri, di Peppe Nirta, sono state un po' i mamma santissima della Locride e della città di Reggio Calabria, tutti e tre morti ammazzati, perché per altri capi mafia non è successo così. Alcuni sono morti nel loro letto, ricordo il Mommo Tripodi, Mommo Piromalli per esempio. Invece questi tre soggetti furono tutti e tre uccisi, perché evidentemente bisognava cambiare qualcosa nelle strategie mafiose. Non a caso si diceva che questi personaggi fossero contrari al traffico della droga e per questo andavano eliminati, perché governavano un po' le cosche quando all'epoca del traffico delle sigarette, il contrabbando che qui da noi soprattutto era molto fiorente. Ricorderete che lungo la costa ionica sbarcavano tonnellate e tonnellate di tabacchi lavorati esteri, e alcune vicende di mafia presero spunto anche da questo traffico. Ricordo la strage per esempio di Locri nel 1969, che fu ordinata appunto perché era sparito, si disse all'epoca, un camion di sigarette di contrabbando, e quindi chi aveva fatto sparire questo carico andava punito, e andava punito naturalmente con la morte, perché il Tribunale della Mafia non concede assolutamente altri gradi di appello. Quando si decide e basta. E quindi c'è il passaggio dalla vecchia alla nuova mafia, poi dal traffico delle sigarette ai sequestri di persona. Io ho vissuto tutta quella stagione, ho conosciuto Cosimo appunto all'epoca. I sequestri di persona, poi e dentro questi sequestri molte faide che si scatenarono per arrivare poi a quello che è diventato il traffico nel quale la mafia calabrese si è distinta in tutto il mondo, cioè il traffico della droga. Ma ho notato in queste, pur se fatto dal di dentro delle istituzioni, quindi dello Stato, delle critiche allo Stato
molto, ma molto, molto rigorose e molto ferme, perché evidentemente lo Stato non ha fatto bene la sua parte come doveva nell'azione di contrasto. Cioè c'erano solo pochi coraggiosi che combattevano questa battaglia con armi impari, naturalmente, perché guarda caso le cosche arrivavano sempre prima delle istituzioni, prima delle forze di polizia. Ricordo in particolare la polemica che si scatenò all'epoca, eravamo alla fine degli anni 70, alla Procura della Repubblica di Locri, che anticipando quello che poi avvenne a Palermo, cioè costituì un primo pool di investigatori che doveva dedicarsi esclusivamente alla piaga dei sequestri di persona. Ce ne furono tanti in quella stagione drammatica, terribile, ne ricordo 4 nel solo mese di agosto. Cioè, noi cronisti facevamo la spola, ce n'era 1-2 a Locri, 1 a Marina di Gioiosa e 1 a Cavolonia, e quindi non sapevamo come dividerci per poter avere le notizie e controllare quello che stava accadendo. Quindi una critica molto feroce allo Stato che non ha fatto fino in fondo il suo dovere, e va dato atto a 2 coraggiosi sottufficiali dei carabinieri di aver avuto il coraggio di scriverlo e di dirlo con forza, perché alcune cose non andarono per il verso giusto, per come dovevano andare. E poi mi ha colpito molto il capitolo dell'intervento di Salvatore Rizza, cioè un magistrato valorosissimo che io ho conosciuto, faceva il giudice istruttore allora, perché diciamo il livello giudiziario funzionava non come funziona adesso, quando i pubblici ministeri non avevano il potere assoluto di vita e di morte che hanno oggi, ma dovevano passare attraverso il filtro del giudice istruttore, quindi veniva istruito un processo a carico di determinati imputati, però questo processo poi doveva passare al vaglio del giudice istruttore per poter andare in qualche modo poi al dibattimento. E Salvatore Rizza ha scritto delle cose, vi prego di leggerle, che mi hanno colpito in un modo molto forte, perché il suo intervento è permeato anche di un pessimismo che non condivido assolutamente, perché cioè io posso capire alla critica, però deve seguire in qualche modo la proposta. Non c'è una sua proposta con la quale ci dice come bisogna fare per uscire da questa situazione. Cioè ci fa capire e ci dice Salvatore Rizza che noi praticamente saremmo condannati a morte. Questo territorio della Locride, soprattutto dove lui ha lavorato, è un territorio che non ha speranza. Io penso che rispetto a queste visioni pessimistiche in qualche modo bisogna ribellarsi. Lo si è tentato negli anni passati, c'è stato un po' di risveglio delle coscienze, soprattutto i giovani che si sono battuti, hanno costituito dei comitati, specie dopo il sequestro Fortunio, però poi tutti questi movimenti si sono via via spenti, non hanno realizzato quella rivoluzione delle coscienze che tutti ci saremmo aspettati e che tutti in qualche modo abbiamo sostenuto. Quindi io sentivo il dovere, ringraziando Cosimo Sframele, la sua collega Francesca Parisi, che non è qui stasera perché io non conosco e spero di conoscere quanto prima, ma queste cose mi pare che andassero pure dette, e penso che emergeranno anche degli interventi sia dell'editore che di Rosario Contarconi, al quale cedo subito la parola. Buonasera a tutti. Io sono molto contento di essere comunque qui a Bova Marina, anche perché il legame che ho con questa cittadina, soprattutto negli ultimi anni, si è molto rafforzato, perché gli ultimi anni della vita di Pasquino è stato anche il direttore della Riviera, e spesso e volentieri finivamo di lavorare al giornale e lui viaggiava molto in treno, però capitava poi che la sera si venisse e lo accompagnavo io in macchina, e per me comunque erano dei viaggi piacevoli, perché oltre all'analisi e alle riflessioni poi spesso e volentieri scaturivano
uscivano fuori dai suoi racconti sulla Calabria, e la Calabria di Pasquino toccava punte come Titta Fode nel giornalismo o Giacomo Mancini nella politica. Ed è stato poi, tra l'altro, per me veramente emozionante, perché per me è stata una formazione unica quella di Pasquino. Quindi prima di iniziare a parlare del libro, permettetemi appunto questo ricordo del professore. Iniziato a parlare tra il professore, tra Pasquino e l'Andrangheta, ricordo che uno dei suoi ultimi articoli, Pasquino aveva un pensiero preciso sull'Andrangheta, molto chiaro nei suoi scritti. Uno degli articoli che non ha scritto, che avevamo discusso con Pasquino, era proprio sull'Andrangheta, perché lui ricordava, cioè, mio padre e Pasquino hanno fatto un bel periodo di storia insieme nel Partito Comunista. Mio padre faceva le lotte, la lotta per le gelsominaie, e la storia che voleva scrivere era proprio questa della lotta per le gelsominaie, che poi uno spaccato della Calabria, dove i proprietari terreni erano i baroni sostanzialmente. Mio padre ha avuto problemi in quel periodo di minacce, i baroni chiamavano i mafiosi, e quindi si instaurava questo legame strano tra la classe più alta della Calabria e invece la classe che doveva difendere i popoli, perché poi i poveri in alcune situazioni, anche, devo dire, anche in Montalto esce fuori questo spaccato. Però gli stessi malandrini poi accompagnavano alcuni personaggi della Democrazia Cristiana, che adesso poi non numereremo per fare. Quindi c'era una situazione sociale, politica, voglio dire, molto diversa esce da questo racconto. Anche nel libro di Lario poi riprende questo passaggio tra i partiti e la politica, che nel libro viene toccato, però viene toccato solo come collusione, anche se i tempi sono diversi. E mi è rimasto impresso questo pensiero, perché alla fine penso che il potere nel pensiero di Pasquino fosse non solo l'Andrangheta, ma anche altri poteri che spesso e volentieri la sostengono. Non parlerò di antimafia, proprio per evitare che alcune citazioni, perché noi siamo in questo momento fortunati, grazie all'antimafia abbiamo un ministro di quartiere, cioè abbiamo un ministro che lo troviamo in tutti i paesi. È inutile, voglio dire, poi soffermarsi su un tema. Sul libro mi ha colpito la tua dedica ai calabresi vittima due volte, perché veramente su questo nessuno mai riflette. Ma io mi sono citato nel libro, voglio dire, c'è un capitolo, Siderno Gruppo. Quando si parla di 'Ndrangheta, dovrei essere una persona competente, perché sono di Siderno. Ho conosciuto personalmente, perché, voglio dire, sono capitati, voglio dire, alcune persone che scontano pene pesanti. E alcune volte penso che magari forse non capisco tanto io, perché molte dinamiche di quello che esce fuori, voglio dire, non lo comprendo. Però sicuramente Siderno è un centro importante in questa situazione. Noi cittadini però siamo vittime due volte, perché magari c'è il vicino di casa di quella persona che oggi magari forse, speriamo, è stata arrestata, che ha dovuto subire soprusi per anni. Ma nel momento in cui va a Milano e si presenta e dice che è un calabrese, quasi quasi viene sospettato di essere mafioso. Quindi veramente è questo è la riflessione che noi dovremmo fare, poi magari questa la tocco più avanti, ma è una riflessione assolutamente da fare. Naturalmente ricade tutto sulle spalle di Cosimo Sframeli. Io vorrei partire da una domanda che mi viene suggerita, così tiro in là poi per
per iniziare il tuo intervento, a una domanda che mi viene suggerita dal riferimento a Pannunzi. Insomma, in qualche modo voi eravate stati lungimiranti, avevate capito che sotto l'abito Pannunzi aveva tante cose. All'epoca neanche noi cronisti, per la verità, gli demmo tanta importanza, perché lo consideravamo un signor nessuno e non avremmo investito su di lui manco 50 lire all'epoca. Poi purtroppo ci ha sconfessati in maniera clamorosa, è diventato il broker più grande del pianeta nel traffico della droga. Quindi partirei proprio da qui chiedendoti, tu facevi parte di quel famoso pool che venne istituito già molto tempo prima di Palermo o di altre realtà italiane, alla procura di Locri con i due sostituti Carlo Macri ed Ezio Arcadi, c'eravate tu, c'era Ciccio Spanoni, altro grande Segugio. E se quel pool che aveva avuto queste grandi intuizioni non fosse stato smantellato, ecco, la battaglia nei confronti della 'ndrangheta ionica e regina avrebbe avuto un altro esito secondo te, oppure no? Intanto ringrazio tutti i presenti che sono qui convenuti. Grazie al sindaco per l'invito e perché il cammino che hai intrapreso, caro Vincenzo, non è facile, è tortuoso, però è un servizio alla collettività, a questa comunità di cui facciamo tutti parte. Quindi che non sia un atto di coraggio, ma un atto di amore per te stesso e per la terra in cui viviamo. Un grazie a Piero Melia, amico da sempre, grazie a Rosario e grazie all'editore che ha sposato la causa di questa battaglia ideologica. Grazie a Maria Luisa. Grazie alla mia collega, che ovviamente saluta tutti quanti e non è potuta essere qui presente perché lei è in servizio a Roma, al Museo Storico. Quindi ovviamente tutte le presentazioni del libro non potrà tutte le volte essere presente. La domanda in effetti è qui c'è stato un pool, è stato creato apposta per fronteggiare quello che allora non si poteva neanche dire, si chiamava criminalità organizzata del fenomeno mafioso, ma era 'ndrangheta, e quindi l'esigenza di instaurare, istituire questo, oggi li chiamano pool, ma noi allora ci chiamavamo squadra, eravamo la squadra, che in pratica senza, voglio dire grandi riconoscimenti, ma solo per amore per la società in cui vivevamo, per migliorarla, essendoci lì sequestri di persone, attentati, omicidi e quant'altro, ci siamo dedicati in maniera totale, per noi esisteva solo questo tipo di lavoro, e che a 4 anni, 8 giorni abbiamo fatto, penso di averlo fatto nel mio migliore modo possibile, come gli altri, e i protagonisti appunto erano Ciccio Spanò, era il dottor Arcadi, il dottore Macri, era il dottore Rizza, il dottore Pedone, e poi c'era l'aggiudicante, e poi c'erano, voglio dire, il colonnello Calatà, che era il comandante del gruppo, c'era Cagno Delia, che è il maestro, un po' il maestro di tutti i sottufficiali. Tanti altri non sono stati ricordati in questo libro perché, non mi cito neanche io, quindi voglio dire, tanti non sono stati ricordati, ma tutti quelli che non sono stati ricordati, tutti quelli che e comunque c'erano, ci dobbiamo, compreso me che non mi sono citato, identificare in Carmine Tricoli e Antonino Marino, che hanno dato la vita per tutti noi e sono i nostri martiri dell'arma dei carabinieri. Nell'occasione dell'arresto di Pannunzi, che avvenne nell'83, ci fu un'associazione per delinquere. Lui era in combutta con i palermitani. Noi seguivamo tutte queste vicende di questi lavoratori che venivano a Siderno.
tant'è che per questa occasione ti siamo incontrati con il giudice Falcone. Proprio perché questi erano parenti d'anni che seguivano loro, e c'è poi l'indagine fu fatta un po' da noi, un po' da loro, e poi uscì, noi ce la stavamo, e i parenti d'anni uscirono su un altro fronte. E poi non si era già considerato, però non dico quello che c'hanno, voglio dire, nessuno ci ha detto bravo, giustamente, perché magari questo era considerato, come lo stesso dicevi, una persona per bene. Ma io non lo so se sto culto fosse, se non fosse stato sciolto, perché ci sono i momenti storici che sono venuti al momento, poi ognuno, ci sono dei, come dire, come diceva pure Paolo, ci sono dei momenti e delle progressioni che sono quasi naturali a volte. Certo, allora fu traumatico perché c'era questo pool che dava veramente, c'era una macchina che, pensate voi, all'epoca non c'erano microspie, non c'era il satellitare, non esisteva il telefonino, non esisteva, c'era l'intercettazione telefonica, ma dal telefono fisso, che io mi ricordo a San Luca, in questi paesi qua, li sigillavano. Ma perché? Alle volte il bambino lo usa, lo sigillava, così non lo usa nessuno. Così non parlava nessuno. Quindi era difficile contrastare un fenomeno che tra l'altro era in via di trasformazione. E torno al libro. Innanzitutto il titolo che prima diceva il sindaco, A 'Ndrangheta. Questa si chiamava 'Ndrangheta, che poi c'è stata una, come dire, secondo me una questione giornalistica. Alvaro la chiamò 'Ndrangheta nel Strati. Alvaro è la sua moglie. No, la chiama Fibbia. La chiamò pure 'Ndrangheta, un articolo sulla stampa. Prima, il Corriere della Sera del 55, la chiama Fibbia. Comunque sempre quello. Comunque sta 'Ndrangheta, poi col tempo, voglio dire, perché non suonava bene, evidentemente la chiamano 'Ndrangheta. Ma noi usiamo questa parola A, 'Ndrangheta, perché inteso come alfa privativa, che significa contro. Poi la dedica mia è appunto agli eroi uccisi per mano della 'Ndrangheta, ai calabresi vittime due volte. Perché questi calabresi sono vittime due volte in tutti i sensi. Come diceva prima Rosario, c'è un calabrese, va a Milano, per il solo fatto di essere calabrese è mafioso. Allo stesso tempo con il mafioso deve subire, allo stesso tempo se c'è, voglio dire, è un veramente un, è qui legge speciale tra 'Ndrangheta, tra, allora noi dobbiamo per certi versi, il libro non fa l'analisi su 'Ndrangheta, racconta i fatti della lotta alla 'Ndrangheta, però attenzione, sino al 1990, non ad oggi, cioè oggi sono delle conclusioni che il lettore potrà trarre. Cioè noi siamo arrivati oggi perché questo libro mancava nella storia, mancava, cioè gli anni 80 non li ha raccontati nessuno, quindi questo è un libro che, allora dice, ma noi siamo arrivati qui, ecco, per nulla, ma nel 97, no, nel 83, c'è scritto, no, voglio dire, c'è una continuazione, cioè non è che i carabinieri o le forze dell'ordine, c'è questo contrasto che veramente è molto sacrificato, tant'è che perderanno la vita Carmine Rigoi e Nino Marino. A proposito dei sequestri di persona, di calabresi vittime due volte, Bovalino, 18 sequestri di persona, 18, tra cui Alfredo Battaglia, che era un ragazzino di 13 anni. Poi per esempio c'è un certo Marco che è di Verona, che bambino anche lui viene sequestrato, non regge il sequestro dopo la liberazione, dopo un anno di suicidio. E si suicida. Ma io conosco altri sequestrati che non hanno avuto la forza che ha avuto Alfredo Battaglia, e adesso dico di un altro sequestro di persona, che sono rimasti rincrediniti, cioè imbambolati,
E allora c'è qualcuno. Sì, avevo pensato alla stessa cosa. Allora c'è il figlio di... Sì, sono rimasti perché hanno subito violenze, hanno subito la qualsiasi. I sequestratori ad ogni sequestro lanciavano un messaggio politico. Ma attenzione, in Calabria non c'è lavoro. Attenzione, non abbiamo soldi. Alla fine noi che stiamo facendo? Ti stiamo prendendo un po' di soldi che tra l'altro i tuoi genitori, i tuoi parenti non ci vogliono dare. Perché non gliene frega niente di te? Il messaggio era questo, per te che poi i sequestrati uscivano, c'erano tutti quei parenti, non è che c'erano quei sequestratori. E dicevano, ma questa è povera gente, che voi non riuscite, voi, noi, lo Stato, voglio dire, non... quindi messaggio politico. Ma insieme a questo messaggio politico, e faccio per esempio l'esempio del sequestro Lupini, di Rocco Lupini, un bambino di 9 anni a Molodio che viene sequestrato. La mamma, quando vede questo bambino che è il medico condotto, Fausta, si butta pure lei insieme dentro la macchina del rapitore. Quindi sequestrano anche la mamma a quel punto. La mamma cerca di far passare quel sequestro di persona come se fosse, come nella vita bella, il pericolo di carcerazione al figlio come un gioco. Ci riesce due mesi prima. Però della liberazione liberano la mamma e due mesi si tengono il bambino da solo, proprio perché avevano capito questo gioco. Poi pagamento del riscatto e liberazione del sequestratore. Però che succede con summit di Montalto? Perché è importante comprendere e partire dal summit di Montalto? Cioè tutti gli studiosi di 'ndrangheta partono dal summit di Montalto, almeno dovrebbero partire dal summit di Montalto. Perché al di là dei casi storici, di un certo periodo, lì la 'ndrangheta dice, ma aspetta, ma noi perché dobbiamo farsi sequestri di persona e ognuno si arricchisce in maniera stupida, se vogliamo, singolare, la famiglia che si costruisce, che si catta la maga, che si compra, voglio dire, facciamo una cassa comune e investiamo, uniamoci, facciamo diventare la 'ndrangheta unita e investiamo, da lì parte il processo di l'Andrangheta si unifica. Noi abbiamo la percezione nel 1969 con il summit di Montalto, quando c'erano in gioco, siamo nel periodo degli anni 70, tanti soldi, il famoso pacchetto Colombo. Allora si unisce perché deve poi successivamente investire con il narcotraffico e cominciano, non tutti quanti insieme, le famiglie man mano che si arricchiscono, che hanno il capitale e lo possono investire. Tant'è che in Italia, mi dispiace sconfessare qualcuno, i sequestri di persona, al di là del contrasto delle forze dell'ordine che è stato veramente eccessivo in alcuni casi, ma finiscono perché tutte le famiglie si sono sistemate. Non perché non era remunerativo. Ma a proposito di Pasquino c'è. Sono citati. E ci dà il sequestro dell'EA. E sono citati. Ovviamente lì non potevamo scrivere tutto perché sennò diventava una enciclopedia. A proposito di Pasquino ha un grande merito. Adesso, Vincenzo, io mi permetto di chiamarlo Pasquino, ma io lo chiamavo professore con la P maiuscola. Pasquino. Ma perché giustamente non c'è, se no, non c'è il professore. Quindi, no, è una battuta, ma per dire insomma che il rispetto che uno portava al professore. Pasquino ha avuto un merito grande, al di là del rapporto, come dico sempre, che lui stesso aveva con le persone e con le cose, aveva un rapporto strano, e poi ad personam. Era una persona che con la 'ndrangheta è stato il primo a inserire la 'ndrangheta nella letteratura calabrese, cioè mai nessuno aveva fatto questa operazione, quindi è il primo a cominciare da Saverio Montalto. Esatto. No, ma lì non siamo nella letteratura, la famiglia Montalbano, che si chiamava la 'ndrangheta in Calabria, si chiamava famiglia Montalbano, onorare la società, picciotteria,
eccetera, eccetera. Corrado Alvaro la sfiora la Draghi, chiama Antonello, lo chiama brigante, non lo chiama draghetista. Nella Fibbia parlerà di onorata società e forse anche di Draghi, ora che mi ricordo. Però nel 55, cioè a dire con l'operazione Marzano, avevo scritto pure un articolo su Inespromonte, su questo, proprio con l'operazione Marzano, cioè contestando l'operazione Marzano, nel senso contestando nel senso, contestando nel senso buono, cioè favorendo però attenzione. Prima era Mazzi Draghi, comunque era la famiglia Montemagno. E viene, che viene prima, questo scritto viene prima del giorno della civetta. E tra l'altro è un libro che io ovviamente non invito a leggere, invito a leggere, non invito a comprare. Perché bisogna comprare questo? La battuta. Che in effetti è un libro che io difficilmente ho potuto ritrovare qui sul mercato, poi non lo so come si fa la cultura in Calabria senza libri. Cioè noi vogliamo fare cultura contro la 'ndrangheta, non abbiamo i libri contro, per capire che cos'è la 'ndrangheta. Questo appunto, questo libro fa una fotografia che veramente sembra i giorni di oggi, ma come è articolato bene, quindi è una cosa veramente eccezionale. Bene, poi Strati riprende questo, Strati, con Strati voglio dire abbiamo la, lì parla con l'Ndrangheta, parla di rituale. Un'altra cosa che il libro, c'è un capitolo nel libro dedicato alla, ai riti. Per la prima volta il maresciallo Longobardi, che è un appassionato e laureato in teologia, sociologia e giurisprudenza, ha analizzato questo rituale che è stato ritrovato dai carabinieri a Taurianova nel 1963 dall'allora tenente, dagli uomini e lui stesso, dal tenente Calabria. Ritrovano questo codice della 'ndrangheta che noi però chiamiamo rituale e lo studia. In questo studio si spiegano tutti i perché di tante cose che noi sentiamo dire, perché San Michele Arcangelo, perché la Madonna Addolorata, perché tutti questi perché sono spiegati in questo rituale. Ovviamente è stato uno studio interessante, anche per distinguere, come diceva prima Rosario, la mafia dalla mafiosità, perché altrimenti qua noi generalmente siamo attirati dalla mafiosità, non dalla mafia. Cioè quello che vediamo è la mafiosità, c'è un'espressione senz'altro negativa che va corretta con la cultura, non va corretta con come un aggamento. È mafiosità, non è mafia. Che la mafia ha determinate cose, così come la religione della religiosità. Cioè noi in questo capitolo si vede come sta 'ndrangheta che nasce, attenzione, adesso la chiamiamo 'ndrangheta, questo rituale che nasce come setta religiosa, ovviamente che non ha nulla di religioso, ma è affiancata a questo tipo di religiosità, si dissagra nel tempo e si corrompe da sola con il denaro. Cioè alla fine è il denaro tutto quello che gira attorno.